che abbiamo istituito l'anno scorso, intitolandolo a chi ha dato il nome alla nostra città, quindi Poggio Bracciolini, ed è destinato a coloro che si sono distinti e riconosciuti nel campo della cultura, della solidarietà, del lavoro, dello sport. Quest'anno abbiamo individuato alcune persone che secondo noi erano particolarmente significative, teranovesi e non, a cominciare da Federico Fazzuoli per l'impegno che ha riversato nel promuovere l'autenticità del territorio, Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, per il contributo che ha dato al mondo dello sport e anche soprattutto per l'impegno passato e recente nel tutelare i giovani arbitri, in particolar modo, che purtroppo sono spesso soggetti di aggressioni da parte di sedicenti tifosi. Sempre nel mondo dello sport, Mauro Vannelli, perché ha ricevuto per i suoi 50 anni di presidenza, prima nella Traiana e ora nella Terranova Traiana, la croce al merito sportivo da parte del CONI. Abbiamo poi due riconoscimenti invece alla memoria: il primo a Mario Matteini per il contributo che ha dato nella storia della Terranovese Calcio, ma anche per il servizio che ha svolto come amministratore nei confronti della nostra comunità. E poi, siccome sono i 25 anni della scuola materna parrocchiale, ora scuola dell'infanzia, alla memoria a Don Donato Buchicchio, ovviamente non solo per aver fondato la scuola e averla sostenuta nel suo cammino, ma anche per tutto ciò che ha fatto per la comunità terranovese. E allo stesso modo daremo il Poggio Bracciolini alle suore di Santa Maria di Leuca, che nella scuola materna parrocchiale operano e hanno operato fin dall'inizio e che ancora oggi contribuiscono in maniera significativa a quella che è la vita sociale e religiosa della comunità di Terranova.